Giulio Chini, che è direttore generale di AICA. Vi dico solo per darvi, dottor Giulio Chini è stato impegnato nella dirigenza tecnica all'interno delle più grandi industrie di informatica ed elettronica dagli anni 60 in poi. Cito solo Bull, Honeywell, Olivetti, e General Electric, ed è direttore generale di AICA. E da lui abbiamo un contributo sulla vision di AICA rispetto al sistema scuola. Grazie. Grazie dottor Gallo. Grazie dottor Gallo. Intanto ringrazio tutti voi per aver partecipato a questo incontro che, come diceva il dottor Gallo, ha una sua importanza. Ringrazio il preside Mire per l'accoglienza sempre straordinariamente amichevole che ci ha riservato, e ricordo anche uno dei primi incontri con il preside Mire insieme all'ispettore Tarantini dell'USR Lombardia. E poi consentitemi di ringraziare il dottor Gallo ancora per la sua lusinghiera introduzione. Venendo al tema del mio intervento, direi se c'è un settore oggi che è veramente globalizzato è quello dell'information technology, lo sappiamo tutti in ogni parte del mondo, indipendentemente dalla cultura, dalla nostra cultura, dalla nostra diciamo pure dal colore della nostra pelle, abbiamo in mano cose di questo tipo e tutti lavoriamo su oggetti di questo genere. Questa globalità dell'information technology sta a dire che soluzioni di tipo particolaristico sono difficilmente sostenibili dal punto di vista proprio della loro possibilità di penetrare nel contesto. Basta che pensiamo a internet, basta che pensiamo a ciò che rappresentano le società come Apple, Microsoft e così via. Quindi dobbiamo lavorare in un contesto di tipo mondiale, non di tipo semplicemente localistico, provinciale. Questa è una lezione importantissima che dobbiamo acquisire. E questa è la ragione per cui AICA, pur rappresentando l'Italia, pur lavorando in Italia, pur operando esclusivamente nel nostro territorio, ha sempre tenuto a essere presente sui tavoli internazionali in cui si discutono le policy del settore IT, in particolare ovviamente in quelli europei. Voi sapete che noi facciamo parte come associazione di una realtà europea che si chiama CEPIS, Council of European Professional Informatics Society, che raccoglie insieme a noi tutte le altre società di informatica sempre senza scopo di lucro che sono presenti nei vari paesi europei. Siamo i rappresentanti italiani nel contesto mondiale dell'IFIP, l'International Federation for Information Processing, agenzia dell'ONU, e rappresentiamo in Italia la fondazione CDL di Dublino, che è quella che tutti probabilmente conoscete in modo diretto o indiretto per il fatto che ha affidato ad AICA la gestione in Italia della certificazione CDL. Noi siamo anche presenti nei tavoli in cui l'Europa, con molta forza, spinge per lo sviluppo delle competenze digitali e della loro certificazione. Abbiamo partecipato al CEN, al tavolo sulla standardizzazione europea nel campo del digitale, di cui le CDL fa parte, ma fa parte anche il nuovo standard che è stato fatto proprio da lui sulle competenze di carattere professionale, il cosiddetto ECF, e-competence framework, che racchiude al suo interno quello che noi da tanti anni cerchiamo di diffondere nelle scuole a
attraverso il modello che alcuni di voi ricorderanno, si chiamava EOCIP, European Certification for Informatics Professional, un modello di tipo professionale, non di tipo utenza ma di tipo professionale. Quindi siamo presenti nel tavolo per i digital jobs, che anche questo viene gestito da Bruxelles, non a caso la sede del CERN è proprio a Bruxelles. Quindi detto questo, vorrei chiarire il motivo per cui noi riteniamo che in l'Italia possa essere un paese in cui la cultura digitale, perché è una vera e propria cultura quella che si sta diffondendo, la cultura digitale possa rappresentare un asset importante per il recupero della nostra produttività, per il recupero della nostra concorrenzialità sul mercato in generale. E per farlo dobbiamo rivolgerci a chi della cultura si occupa, chi si occupa della cultura in un paese come l'altro. La scuola. La scuola è creatrice e sostenitrice e trasmettitrice della cultura, quindi non possiamo prescindere dalla scuola come interlocutore primario della nostra attività. Questo è il senso, se vogliamo, di questo accordo che il dottor Gatto ha presentato con gli enti che alla scuola sono in tempo. Se vogliamo schematizzare l'idea che AICA ha, l'impostazione che AICA ha nei riguardi della scuola, possiamo identificare forse tre direttrici. Una prima direttrice è quella ben nota, credo a molti di voi, che possiamo chiamare la cittadinanza digitale. Cittadinanza digitale significa oggi cittadinanza in questo campo, cittadinanza a livello mondiale, perché essere cittadino digitale significa potersi muovere liberamente al di là dei confini europei e mondiali. Dicevo prima, questi oggetti sono presenti dappertutto ormai, sono utilizzati da chiunque nel mondo, indipendentemente dal fatto che si tratti di nazioni sviluppate o sottosviluppate, e poter sapere come muoversi in questo campo significa essere cittadini del mondo. Veramente è quasi un ritorno al Rinascimento, quando il latino era la lingua che permetteva di comunicare a tutti. Qui non si tratta più di essere dotti, si tratta di essere capaci di muoversi in questo mondo nuovo che si sta aprendo, e tutti possono accedervi e tutti possono avvantaggiarsi. Quindi questa è la prima direttrice, quella della cittadinanza digitale. Qui vorrei ricordare che essere cittadini digitali significa anche sapere quali sono non solo le opportunità ma anche i rischi di questo tipo di strumentazione, di questo tipo di infrastrutture. Voglio qui ricordare un concorso che noi abbiamo lanciato a livello anche nazionale, per il Ministero, sul cosiddetto Web Trotter, che tra l'altro alla fine di questa settimana scade con iscrizione. Web Trotter si propone di dare ai ragazzi una capacità di cercare le informazioni che servono loro per il loro lavoro, per il loro studio, in maniera avveduta, cioè scegliendo le fonti, capendo quali sono attendibili e quali non lo sono, confrontandole e quindi facendo un lavoro del tipo di quello che tutti noi, credo, abbiamo fatto quando eravamo studenti, la cosiddetta ricerca scolastica. Noi la facevamo nelle librerie, adesso questa ricerca la si fa sul web. Però le cautele, la capacità critica addirittura devono essere potenziate, perché sul web ci sono, al contrario di quello che avviene nelle librerie, o almeno in modo ridotto anche nelle librerie, sul web c'è tanta sporcizia, c'è tanta informazione fasulla, e dobbiamo essere in grado, mettere i nostri ragazzi in grado di scegliere e capire qual è l'informazione che può loro servire per quello per cui si muovono. E poi ovviamente proteggersi da quello dei rischi che l'apertura mondiale di una infrastruttura come il web ovviamente comporta. Tutti possono accedervi e quindi tutti possono essere in qualche modo presenti in questa specie di teatro mondiale, ciascuno facendo una parte, la sua parte, qualche volta una parte che non è
positiva, può essere anche una parte negativa. La seconda direttrice, direi, è quella del cosiddetto pensiero procedurale. Il lavorare con il computer insegna un modo di ragionare che non è, che è caratteristico proprio del computer e che ha una valenza formativa mentale assolutamente non trascurabile. Significa saper affrontare un problema secondo certe impostazioni, riuscire a definirlo nelle sue caratteristiche quantificabili e separarlo in sottoproblemi se necessario, e poi su ognuno di questi sottoproblemi ragionare secondo una logica di tipo conseguenziale che è alla base del cosiddetto computational thinking, il pensiero appunto procedurale, di cui una parte non essenziale, voglio ribadirlo, è la programmazione. Il coding non è la parte fondamentale, la parte fondamentale è tutto quello che sta prima. Una volta che si è arrivato a scrivere il programma, praticamente il problema è stato risolto, salvo poi i problemi tecnici della programmazione, ma dal punto di vista del pensiero, il processo più complesso è stato già affrontato e risolto. Bene, questo percorso noi lo spingiamo in tutti i livelli di scuole, a partire dalle scuole, dagli istituti comprensivi, addirittura dalla scuola primaria, perché riteniamo che saper ragionare secondo logica sia una caratteristica, sia una capacità, un talento che dobbiamo sviluppare nei nostri bambini e nei nostri ragazzi, perché è il modo con cui si procede poi in qualsiasi attività professionale e scolastica, per studiare e per lavorare. Questo negli istituti di tipo comprensivo rientra nel cosiddetto programma logico, di cui parleranno poi durante il seguito di questa giornata, e nelle scuole secondarie di secondo grado il programma PPS, Problem Posing and Solving, di cui anche come si parlerà in questa occasione. La terza direttrice, che non è meno importante delle altre, è quella di valorizzazione dei talenti. Noi abbiamo nelle nostre scuole, credo voi lo sappiate benissimo, siete voi che li individuate e li fate sviluppare, abbiamo dei ragazzi che sono assolutamente, direi, eccezionali per capacità logica, di talento e di sviluppo di idee e di creatività. Bene, questo potenziamento dei talenti, individuazione e potenziamento dei talenti è una delle linee strategiche che noi come AICA perseguiamo da tempo. Ricordo qui le Olimpiadi dell'informatica, che espongono i nostri migliori studenti nel pensiero procedurale, proprio nel pensiero algoritmico addirittura, a una competizione nazionale organizzata insieme a MIUR, una competizione nazionale e poi una competizione internazionale. Da questo punto di vista vorrei anche sottolineare che noi come Italia abbiamo cominciato a occuparci delle Olimpiadi circa 12 anni fa, tra le nazioni occidentali, escluso gli Stati Uniti ovviamente, siamo quelli che hanno il medagliere più ricco. Qui Nello Scarabottolo, che è il presidente del Comitato Olimpico, penso possa confermare questa affermazione. È importante, ciò significa che i nostri studenti non sono inferiori a nessun studente europeo. Ovviamente ci sono dei paesi che hanno particolarmente sviluppato questo filone culturale, perché si tratta di un filone culturale vero e proprio, altri che lo hanno sviluppato meno. Ci sono i paesi dell'est europeo, per esempio, che per la loro tradizione di scuola di matematica hanno un background notevole in questo campo, ma ripeto, noi siamo quelli che nel mondo occidentale, escluso gli Stati Uniti, abbiamo il medagliere più ricco, e questo direi dovrebbe essere ragione d'orgoglio per tutta la scuola italiana. Per AICA lo è assolutamente. Abbiamo poi le competizioni di cui accennava il dottor Gallo relativamente agli OSR, nei quali cerchiamo di far diventare gli studenti dei makers, cioè
cioè oggi è una parola che va di moda, makers, si parla della stampante tridimensionale, ma maker significa creare, significa sviluppare idee, significa realizzarle e metterle a disposizione di tutti. E in queste competizioni che vengono svolte nell'ambito degli USR, direi questo avviene, questo che avviene. Si insegna ai ragazzi che cosa significa passare dal sapere le cose al saperle fare. E quindi prepararsi a quello che sarà poi il loro compito quando svolgeranno un'attività professionale. Riuscire a concretizzare tutte quelle soluzioni a problemi di carattere non strutturato che si troveranno ad affrontare nel mondo del lavoro. Bene, queste sono, credo, le tre linee guida alle quali noi ci atteniamo come ANCA. Non sono state inventate da noi, sono le stesse linee guida che vengono perseguite dal CEPIS, dalla Fondazione CDL, e vengono perseguite a livello europeo dalla stessa Commissione europea. Quindi riteniamo che il nostro compito sia quello veramente di aiutare a creare cittadini europei e cittadini del mondo. Qui vorrei chiudere questa breve chiacchierata ricordando che uno dei più grandi scienziati del mondo, Einstein, diceva che la vera crisi sta nella mancanza di competenza. Questa è la vera crisi. E noi crediamo che nel campo digitale essere incompetenti significhi non avere futuro. Dobbiamo fare in modo che i nostri ragazzi abbiano un futuro in questo campo. Grazie.